data nello stand della Federico II Dipartimento Scienze Politiche. Sono qui con la responsabile. Prima abbiamo parlato di quanto il mondo del lavoro si stia e quindi la conseguente necessità per la facoltà universitaria di lavoro. Lei che è del Dipartimento Scienze Politiche, quali sbocchi lavorativi ha questa facoltà? Allora, noi proprio in base al mercato del lavoro, perché la cosa importantissima per la scelta del corso di laurea, ci siamo sempre aggiornati, ci aggiorniamo sempre di più con il mercato del lavoro e fare proprio la nostra offerta formativa. Noi, da quando l'università non esiste più la facoltà, ma siamo arrivati al dipartimento, ci sono i corsi di laurea ed eravamo con scienze politiche, per rimanere proprio in tema della vecchia laurea in scienze politiche, poi abbiamo messo scienze dell'amministrazione, poi è venuto servizio sociale. Proprio da quest'anno invece abbiamo l'attesa solo dell'Hamburg che ci deve dare la conferma, abbiamo un corso di laurea proprio in statistica per le imprese e la società. Con questo cosa voglio dire? Che ci siamo resi conto che il corso di laurea deve anche rispettare cosa abbiamo, di cosa ha bisogno questa società per formare gli studenti, perché è inutile che formiamo persone che poi non servono. Sbocchi occupazionali, in scienze politiche, è più semplice dire cosa non si fa con scienze politiche delle relazioni internazionali e quello si può fare e si può fare con scienze politiche delle relazioni internazionali. Con questo cosa voglio dire? Che sono una laurea interdisciplinare dove si toccano una vasta gamma di rosa di esami, dal diritto all'economia, alla storia, alle lingue, all'informatica, alla statistica, quindi del primo anno. Dal secondo anno abbiamo l'economia internazionale, il diritto internazionale, la tutela della pace e dei diritti internazionali. Con questo cosa voglio dire? Parlo sempre di questa parola magica, internazionale. Noi siamo aperti all'internazionalizzazione, quindi dobbiamo essere preparati per l'internazionalizzazione. Perché? Perché lo studente modello che si iscrive a scienze politiche sicuramente vuole fare il concorso per la carriera diplomatica, ma non tutti possiamo fare i diplomatici. E allora cosa si può fare dopo una laurea in scienze politiche? Quando dico dopo una laurea in scienze politiche, magistrale, relazioni internazionali, e noi siamo anche dall'anno scorso con una laurea magistrale in international relations totalmente in inglese, possiamo occuparci di organizzazioni non governative, tutte le autorità ministeriali, tutte le autorità internazionali, la cooperazione, si parla oggi tanto di cooperazione, l'economia del non profit, sono tutti ambiti che, dico non profit, ma dietro il non profit c'è tanto, tutte le associazioni, una scuola di giornalismo. Molti pensano, io mi iscrivo a lettere per fare poi il giornalista, mi fa piacere dirlo qui con voi, ma non è così, perché anche con una buona laurea in scienze politiche triennale fai poi una scuola di giornalismo. Quindi con questo cosa voglio dire? Che scienze politiche abbraccia tanti cani, però il diretto destino dello studente, lui l'artefice. Perché? Perché se studia tutti gli strumenti che ci diamo, che sono gli esami, allora può andare avanti. Perché? Perché sono lauree, possono diventare deboli e forti. Perché? Perché noi non abbiamo una specializzazione, cioè una abilitazione, ci laureiamo. Io faccio sempre il poi mi devo rimboccare le maniche e andare presso a chiedere lavoro. Non faccio come l'avvocato che dopo che mi laureo vado due anni presso uno studio. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che se lo studente studia i nostri esami, tutta l'offerta formativa e quindi i nostri strumenti sono gli esami, e allora guardi che trova lavoro e trova anche un lavoro a
alto, non basso. Grazie mille. Grazie a voi.